Buttata a Frassinetti a facoltà. Sì, anch'io, come i miei colleghi precedentemente, penso invece che ci siano varie problematiche da rilevare per quanto riguarda le votazioni all'estero. Una di queste è proprio la trasparenza. E non si parla in maniera astratta, perché concretamente abbiamo il riscontro di elezioni avvenute con dei procedimenti incerti, dove fino all'ultimo non era possibile verificare l'equivalenza del voto e l'appartenenza del voto all'elettore. Quindi direi che l'emendamento è di buon senso e si innesta in una tematica di riflessione sulla democrazia e sul fatto che queste persone, una volta ottenuto il diritto a votare, devono però essere messe anche nelle condizioni di poter esprimere questo voto in maniera chiara e in maniera trasparente. Grazie. Grazie a lei, deputata Frassinetti. Ha chiesto di parlare il deputato Baldelli.